presente quella sfera blu? È dove ci troviamo noi proprio adesso, è la Terra. Lo strato azzurro che l'avvolge è la sua atmosfera. Vediamo com'è fatta. L'atmosfera è un sottile strato di gas che avvolge il nostro pianeta. Se la Terra fosse grande come una palla da pallacanestro, l'atmosfera sarebbe una sottile pellicola di plastica avvolta intorno alla palla. L'atmosfera ci tiene al caldo e ci dà ossigeno per respirare. Ci protegge anche da pericoli che arrivano dallo spazio, come raggi solari troppo intensi, i raggi ultravioletti, o corpi spaziali, i meteoriti. Ma com'è fatta l'atmosfera? È tutta uguale? Fino a dove arriva? No, non è tutta uguale, è composta da vari strati, proprio come una cipolla. Lo strato più basso e più vicino alla Terra si chiama troposfera. Qui si formano i venti, le nuvole e le piogge. Nella troposfera più si sale e più la temperatura diminuisce. Infatti in montagna fa più freddo che al mare. Poi c'è la stratosfera. Qui c'è lo strato di ozono che ci protegge dalle dannose radiazioni ultraviolette che arrivano dal sole. Nella parte più bassa della stratosfera volano i jet per evitare le turbolenze che sono invece molto frequenti nella troposfera. La mesosfera è lo strato più freddo dell'atmosfera, si arriva fino a meno 85 gradi centigradi, molto più freddo del congelatore di casa tua. Qui ci sono stelle cadenti, piccoli frammenti che arrivano dallo spazio e che bruciano prima di raggiungere la Terra, lasciando splendide scie luminose. La termosfera si estende per diverse centinaia di chilometri. Questo è lo strato più caldo dell'atmosfera. Si raggiungono valori molto alti, fino a 2000 gradi centigradi. Nel forno per cuocere il pollo ne bastano soltanto 200. Pensa che caldo che fa! Qui orbita la Stazione Spaziale Internazionale. Nella termosfera si verificano le aurore polari, splendidi giochi di luce che si osservano ai poli. Infine c'è l'esosfera, che non ha un vero limite, sfuma progressivamente verso lo spazio. Qui troviamo i satelliti artificiali che ruotano intorno alla Terra.